Salve a tutti e ben ritrovati sul mio canale. In questo video tutorial andremo a realizzare insieme questi cuoricini portachiave. Infatti li ho realizzati lavorandoli interamente all'uncinetto. Alla fine li ho un po' personalizzati applicando qualche Swarovski oppure qualche perla. Infatti vi volevo far vedere questo qua rosso, che ho messo appunto questo pendente alla punta del cuore qua. Poi ho messo una catenina e un anellino adatto per metterci le chiavi e così abbiamo creato uno sfizioso e simpatico portachiavi. Io lo vedo ideale anche da realizzarne parecchi, magari da utilizzarli come bomboniera per qualche occasione, ma anche per poter fare qualche regalo all'ultimo momento, perché veramente è molto molto semplice realizzarli e anche, si fanno anche in pochissimo tempo. Bene, questi sono i miei progetti. Ora passiamo all'occorrente e al tutorial. Allora, ciò che ci occorre per realizzare il nostro cuoricino portachiavi è prima di tutto del filato, un filato a vostra scelta, però la grandezza del filato poi determinerà la grandezza del cuoricino. Infatti, vi faccio vedere che per realizzare questo cuoricino ho usato un filato più sottile, mentre invece per realizzare quest'altro cuoricino ho utilizzato un filato un po' più spesso e infatti è venuto un pochino più grande, anche se il numero di maglie è sempre lo stesso. Quindi, in base al filato che userete, così si determinerà la grandezza del cuoricino. Quindi, abbiamo detto un filato a vostra scelta, un uncinetto adatto al tipo di filato che andrete ad usare. In questo caso userò un uncinetto numero 4. Poi ci occorrerà dell'ovatta sintetica. Poi ci servirà un anellino metallico color argento apribile, un lembo di catenella e un cerchio, questi qua apribili, proprio per poter inserire la chiave. Inoltre ci serviranno delle pinze per poter poi mettere gli anellini. Ok, questo è l'occorrente. Ora passiamo al procedimento del cuoricino. Allora, con il filo e l'uncinetto avviamo 2 catenelle. Una e due. E puntiamo l'uncinetto nella seconda catenella dall'uncinetto, quindi nella prima che abbiamo realizzato, e lavoriamo 2 maglie basse. Una e due, quindi 2 maglie basse nella stessa maglia. Quindi voltiamo il lavoro e lavoriamo una catenella. Ora andiamo a lavorare 2 maglie basse proprio qui, nella prima catenella sottostante. E lavoriamo 2 maglie basse, una e due. Lavoriamo poi nella catenella successiva una maglia bassa singola e nell'ultima catenella qua lavoriamo un altro aumento, quindi lavoriamo altre 2 maglie basse, una e scusatemi, ma l'ultima maglia qua, quindi ne abbiamo già lavorata e ne lavoriamo un'altra. Ora giriamo il lavoro e lavoriamo una catenella.
Lavorata la catenella, subito nella catenella dopo lavoriamo 2 maglie basse, quindi andiamo a fare un aumento. 2 maglie basse e proseguiamo lavorando 3 maglie basse singole, quindi una, due, e 3. E nell'ultima catenella andiamo a fare un altro aumento. Quindi andiamo a realizzare altre 2 maglie basse. Ora di nuovo voltiamo il lavoro e lavoriamo sempre una catenella. Andiamo subito nella maglia bassa successiva e lavoriamo 2 maglie basse, quindi un aumento. Lavorate le 2 maglie basse, lavorate le 2 maglie basse in un unico punto, andiamo a lavorare 5 maglie basse singole. Una, due, tre, quattro e cinque. E nell'ultima maglia lavoriamo un aumento di 2 maglie basse. Allora, 4. Scusatemi, conto un attimo che ho perso un poco il filo. Allora, quindi 1, 2, 3, 4 e 5 e lavoriamo un ultimo aumento. Ora lavorate le 5 maglie basse e l'ultimo aumento, dobbiamo di nuovo girare il lavoro e lavorare una catenella. Allora, lavorata la catenella, andremo a fare l'ultimo giro, l'ultima riga di aumenti. Quindi subito nella maglia qua sottostante facciamo un aumento di 2 maglie basse, una e due, e 7 maglie basse singole, una, due, tre, quattro, cinque, 6 e 7 e facciamo l'ultimo aumento nell'ultima maglia bassa. 1, 2. Quindi dobbiamo ritrovarci con 11 maglie basse. Ora le nostre righe di aumento sono terminate. Ora non ci resta altro che lavorare per 3 righe le maglie così come si presentano, nel senso che lavoro, giro il lavoro, lavoro una catenella e in ogni maglia bassa sottostante vado a lavorare una maglia bassa. Quindi lavoro una maglia bassa nelle 11 catenelle sottostante, e questo lo facciamo per 3 righe. Allora, lavorate le 3 righe di 11 maglie basse senza effettuare alcun aumento. Ora dobbiamo iniziare a lavorare le curve del nostro cuoricino. Quindi giro il lavoro, lavoro una catenella e lavoro 5 maglie basse. Una, due, tre, quattro e cinque. Ora di nuovo
noi le curve le lavoriamo separatamente, quindi stiamo lavorando la prima curva del cuore. Allora, lavorate le 5 maglie basse, giriamo di nuovo il lavoro e una catenella, saltiamo la prima maglia bassa di base e nella maglia bassa subito dopo lavoriamo una maglia bassa, un'altra maglia bassa e ancora un'altra, quindi 3 maglie basse singole, saltando la prima maglia bassa qua subito dopo la catenella e chiudiamo con una maglia bassissima. Ora di nuovo giriamo il lavoro, lavoriamo una catenella, saltiamo di nuovo la maglia di base successiva e nella maglia subito dopo andiamo a lavorare una maglia bassa. Ne lavoriamo un'altra, quindi 3 maglie basse singole, 1, 2 e 3. E andiamo a chiudere con una maglia bassissima. Ed ecco che abbiamo realizzato la prima curva del nostro cuoricino. Perché questa è la prima parte del cuoricino. Non vi ho detto che comunque il cuoricino va lavorato in due parti che poi andremo ad unire. Quindi, fatto ciò, prendiamo le nostre forbicine e possiamo anche tagliare il filo. Fermiamo il filo, che poi alla fine andremo a nascondere nel lavoro. E ora dobbiamo lavorare l'altra curva del cuoricino e lo facciamo allo stesso modo di come abbiamo lavorato la prima. Quindi voltiamo il lavoro, prendiamo il filo e con l'uncinetto andiamo di nuovo a riagganciare il filo al cuoricino, facendo attenzione a non agganciare il filo alla maglia bassa subito lavorata, ma dobbiamo agganciare il filo alla catenella che facciamo ogni volta che voltiamo il lavoro, altrimenti ci ritroveremo con una maglia in meno. Quindi, per non sbagliarvi, dovete contare 1, 2, 3, 4 e 5. Quindi andremo ad agganciare il filo. Nella sesta catenella. Quindi agganciamo il nostro filo e lavoriamo una catenella. Ora andiamo a lavorare come prima 5 maglie basse. Quindi una, due, tre, 4 e 5. Scusate, ma mi trovo con sé, ne ho lavorata una in più. Ecco qua, le nostre 5 maglie basse. Ora di nuovo giro il lavoro e vedete che ci dobbiamo trovare con una maglia bassa qua singola che non dobbiamo lavorare. Quindi lavorate le nostre 5 maglie basse, giriamo il lavoro e lavoriamo una catenella, saltiamo la prima catenella, la prima maglia di base come abbiamo fatto prima e lavoriamo 3 maglie basse. 2, 3 e chiudiamo con una maglia bassissima. Perfetto. Ora di nuovo
lavoriamo, giriamo sempre il lavoro, lavoriamo una catenella, saltiamo una maglia di base e lavoriamo 3 maglie basse, 2 e 3 e alla fine chiudiamo con una maglia bassissima. Ed ecco che abbiamo appena terminato la nostra prima parte del cuoricino, che poi, anche se in mezzo qua si è venuto a formare parecchio spazio, però una volta che l'andremo ad unire, questo diventerà, si andrà a creare una curva molto più morbida. Benissimo, ora dobbiamo realizzare un'altra parte identica. Bene, ecco realizzate entrambi le parti del nostro cuoricino. Ora le dobbiamo unire, quindi le sovrapponiamo tutte e due facendo combaciare bene ogni punto e andiamo ad unirle sempre con l'uncinetto e con il filo a maglia bassa. In questo modo vi faccio vedere un po' l'inizio come fare. Allora, puntiamo l'uncinetto nella maglia in mezzo proprio qua al cuoricino, la maglia che non abbiamo lavorato per quanto riguarda le curve, e lo puntiamo anche nell'altra maglia dell'altra parte del cuoricino e estraiamo il filo così e lavoriamo una maglia bassa. Ora andremo a lavorare una maglia bassa in ogni punto qua del nostro cuoricino, facendo sempre attenzione a far compaciare bene le maglie in modo tale che il cuoricino prenda una forma perfetta. Quindi continuiamo sempre a maglia bassa. Io un consiglio che vi do per quanto riguarda questi fili qua, queste codine di avanzo, di andarle ad inserire nel lavoro man mano che chiudiamo il cuoricino, così, vedete? Così che alla fine vi troverete un lavoro bello pulito senza dover stare lì ad eliminare questi fili che sono veramente odiosi, almeno per me. Ok, continuiamo così a chiudere il nostro cuoricino a maglia bassa e lo facciamo fino all'altra estremità di curva del cuoricino, da questo lato qua, in modo tale da lasciare un'apertura così da poter inserire l'ovatta sintetica e poi lo andiamo a finire di chiudere. Bene, ecco che il nostro cuoricino è quasi terminato. Ora, prima di chiuderlo completamente, ho lasciato questa apertura per andare ad inserire dentro un po' di ovatta sintetica, così da potergli dare una forma un po' più bombata. Quindi prendiamo la nostra ovatta e andiamo a distribuirla all'interno del cuoricino. Magari poi regolate voi in base a quanto bombato volete il cuoricino. Poi, una volta che l'avete inserita, l'ovatta gliela distribuite in modo uniforme. Perfetto, credo che così possa bastare. Bene, ora il filo che è uscito lo reinserisco di nuovo dentro. Bene, ora di nuovo riprendiamo a richiudere completamente il cuoricino. E chiudiamo il nostro cuoricino terminando la chiusura con una maglia bassissima proprio qua nella maglia dove abbiamo iniziato. Ecco che il nostro cuoricino è terminato. Ora non mi resta altro che tagliare il filo, però volevo proporvi un'altra opzione per quanto riguarda il gancetto da mettere qua.
Allora potete tagliare il filo e mettere il gancetto, il cerchietto appunto come io ho fatto con questo qua, vedete? Oppure potete crearvi un cappietto stesso con le catenelle, tipo come ho fatto vicino a quest'altro cuoricino. Vedete che anche viene molto carino. Potete creare quindi un tot di catenelle che poi andrete a chiudere a maglia bassissima nello stesso punto d'inizio. Però io in questo caso metto il gancetto metallico. Quindi sgancio l'uncinetto e vado a tagliare il filo. Vado a fermare bene con un nodo e ora non mi resta che andare a nascondere questi due fili, perché il resto dei fili, come vedete, li ho inserito attraverso il lavoro. Quindi andiamo appunto con un ago oppure stesso con l'uncinetto a nascondere queste codine attraverso il lavoro. Bene, ecco che il nostro cuoricino è completamente finito. Ora non ci resta altro che andarlo ad assemblare con le parti che lo renderanno quindi un portachiavi. Allora, prendiamo il nostro anellino e con l'aiuto di due pinze lo andremo ad aprire leggermente. In questo modo. Aperto il nostro anellino, andiamo ad inserire la catenella. Una volta fatto ciò, inseriamo, il cerchietto attraverso qua, proprio in mezzo qua, alle due curve del cuore, dove abbiamo appunto realizzato, abbiamo chiuso con una maglia bassissima. E ganciamo in modo molto semplice, anche se con la telecamera davanti. Benissimo, ecco. E di nuovo, facendoci aiutare sempre dalle pinze, andiamo a chiudere il cerchietto. Stringiamo un attimino, ecco fatto. E ora non ci resta che mettere il cerchio, che poi sarà l'elemento in cui andremo ad inserire le nostre chiavi. Ecco fatto. Ed ecco che il nostro portachiavi a cuoricino è terminato. Questa è la base che io vi ho fatto vedere, poi lo potete personalizzare come meglio vi piace, potete anche ricamarci su magari le vostre iniziali oppure le iniziali di vostro marito, del vostro fidanzato, magari potete applicargli qualche perlina come ho fatto io, oppure mettere qualche pendente qua sotto qua, proprio alla punta del cuore. Insomma, in base alla vostra fantasia lo potete arricchire come meglio vi può piacere. Ok, il tutorial termina qua. Io spero di esservi stata chiara e lasciatemi qualche commento se vi va e se non l'avete ancora fatto mi farebbe piacere iscrivervi al mio canale, cliccate pure sull'icona arancione che esce sulla vostra schermata. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo tutorial. Ciao!